stavo controllando una cosa e a noi ci manca veramente poco per completare il gioco. Ci mancano 108 di DNA per fare anche l'ultimo dei livelli, ma nel mondo 4 ce ne mancano altri 5. Per quanto lo sto odiando sto gioco, io prenderei altre 100 di DNA in sti livelli, andrei avanti e lo finirei. Ma tanto a quel punto, campi di energia, andiamo avanti. Oh no, l'Impero Galattico! Sono venuti ad arrestarci! Finalmente ti ho trovato. Oh, che bella combinazione! Oh, che bella! È morto come una mosca. Ah, quindi qua è quando arrestano Jumba, cioè è anche parte di storia canonica, quindi. Che il gioco fosse ambientato prima era palese, ma adesso chi ci dà consigli? Guarda lì qua i campi di energia. Ah, è come al solito la mappa. Devo uscire dal mio laboratorio e liberarmi. No! Non ti ho detto di distruggerlo. Vieni a liberare Jumba. 626! Comunque, aspetta. Prima che mi salti tutto addosso. Questa cos'è? Ah, è ancora quella rampino. Hai trovato la pistola tentacoli. Usala per farti strada nel mondo. No. È pure a tempo questa cosa. No, ti prego, Jumba, perché mi fai questo? Ah, ma si allunga anche. No, dobbiamo beccarlo. Poverino. Dobbiamo beccarlo sempre quando è solamente fuori. Hai una finestra di tempo limitata. Ma è difficile, è difficile. Però adesso, ora che è morto il nostro fratellastro, chi è che ci viene a sfottere? No, devi prendere l'angolo giusto. Non abbiamo neanche iniziato sto livello, già mi sta sulle scatole. Ok. No, ma non ce la faccio in tempo a farlo. A meno che, scusa un attimo, fermi un attimo tutti. Oh, posso salire qua, perfetto. Ok, c'è qualcosa da prendere a parte... Ok, sembrerebbe di no, a parte un filmato... E uno solo di energia. Un po' povero come premio. Va bene. Premiamo l'esplorazione. Hai ragione. Vabbè, tentiamola. Hai una finestra di tempo mega limitata. E i salti devono essere di un preciso. No, dai, non ce la fai in tempo. Non è possibile. Non è possibile, non ce la fai in tempo. Dai, ho giocato a giochi mega più difficili. Com'è possibile che mi faccio bloccare da una stronzata del genere? Ah, ma aspetta, ecco dov'era la fregatura. Io posso tenermi attaccato. Ma porca miseria. Ecco dove stava la fregatura. Ma porca miseria. La cosa più semplice in assoluto era la cosa che mi stava facendo arrabbiare più di tutte. E che io ho dato per scontato che non potessi, perché una volta che si rimpiccioliva non mi faceva neanche attaccare. Quindi ho detto, beh, se sono già attaccato non mi lascia attaccato. Mossa astuta, gioco. Mossa astuta per farmi veramente tanto arrabbiare. Eccoci qua. Puoi allungare il tentacolo in aria e aspettare... Ma va. Oh, un'altra pistola, che bello. Ok. Ma sto mostrone gigante, Jumba, da dove viene fuori, scusami? Ok. No! Ah! Faccio prima morire. Questa volta, effettivamente, ora non c'è più il fratellino, c'è Gantu che ci prende per il culo. Voi non avete idea del livello di sopportazione che sto avendo con sto gioco. Questo gioco sta sfidando
la mia pazienza a dei livelli che veramente, Cat Mario, tutti quei giochi Rage di una volta, veramente non ci si sono mai avvicinati a tanto. E questo gioco doveva essere un gioco per bambini, un gioco per bambini della Disney. Nel mio passato sono contento di non aver speso soldi inutilmente per questo gioco e aver trovato questo gioco anni fa in un mercatino dell'usato, perché veramente sarebbero stati i soldi per peggio sprecati per un gioco da bambino, veramente. Sarebbero stati i soldi che avrei speso peggio della mia vita da bambino per comprarmi un gioco che in realtà, boh, porca miseria, come hanno fatto ad accettare una roba simile? Questa zona presenta delle difficoltà, se i due sei... Come se tutto il resto fosse stato facile, no? ...pompa in avanti e indietro, mentre ti dondoli, e non scordare che più aspetti a usare il doppio salto, più lontano salterai. Ok. Ok, ma... quindi... scusa, no. Allora, a prescindere da tutto. Ok, io ho visto... ah, mi posso aggrappare ovunque. Ah, ma allora... e infatti lì c'è anche un tentacolazzo. Wait. Due addirittura hanno visti. Ok, è un po' complicato. Vediamo, perfetto. Ok. Non è di... è più facile questo, in realtà ti dirò, che tutto il resto. La vera domanda è ora, noi, dove dobbiamo andare? Se vi chiedete perché mi sono abbassata, perché... immaginavo che ci fosse qualcosa da prendere. Ok, però devo prenderlo nell'angolazione giusta. Ok, vediamo se girando, perfetto. Allora, no, cavolo. Allora, come già avevo detto l'altra volta, questo gioco ha un sistema magnetico strano. A volte la roba ci devi proprio andare dritto qua in faccia per prenderla, a volte, boh, il magnetismo è talmente magico che funziona dove vuoi. Andiamo da questa parte. Ok, volevo vedere se c'era qualcosa per terra. Io andrei anche dall'altra parte dopo. Dall'altra parte per ovvia sicurezza. Ma forse in realtà neanche serve, sai. Controlliamo subito. Beh, allora, per ovvia sicurezza io controllo. Anche perché là sopra... checkpoint, perfetto. Mi sono buttato nel buco. Aspetta, lì cosa c'è? Ok, un calamarazzo. Qui abbiamo preso un'energia. C'è qualcosa da queste parti, mi sembra di no. E allora proseguiamo. Più che altro hanno messo ogni tanto l'energia sopra, a volte sotto. Quindi se vuoi prendere un po' di energia extra, devi... ecco, vedi, a volte è magnetica, a volte no. Vabbè. Ok, tipo qua. Ah, qua non è magnetica. Ed ero messo in una zona abbastanza pericolosa. Lì ce n'è una in una zona realmente pericolosa, infatti siamo caduti. Preso, stavolta l'abbiamo preso. Perfetto, un altro è là. Quel computer sembra da sparargli, ti giuro. Sembra una roba a cui devi sparare. Ma onestamente non lo sapremo mai. Ok, dai, da questa distanza ci devo arrivare per forza. Ok, no. Vabbè, dai, almeno ho preso l'energia. L'obiettivo secondario l'abbiamo portato a casa oggi. Ok, stavolta l'abbiamo preso e via. Oh, madonna mia. Grazie, finalmente. Ma a parte che il laboratorio di Jumba è veramente enorme, cioè, se ci pensi, qua siamo nel laboratorio ed è... boh, la zona magazzino questa. Chissà cos'è. Cos'è? Ah, la pistola. Oddio, chi se la ricordava quella pistola congelante? Non riesco, non riesco, perché la telecamera punta da tutt'altra parte. Ecco qua. Basta? Andati? Ok, allora proseguiamo. Alla fine vedi che avevo ragione. Abbiamo trovato tutte quante le armi che abbiamo trovato in tutti i vari livelli verso le zone finali del gioco.
E io intanto prima... Oh, che bello, invincibilità. Mi occupo di tutti sti stronzoni, grazie dell'energia. Che dobbiamo fare? Credo di aver bisogno del jetpack, sai? Il punto è dove si troverà? Madonna mia, è apparso all'improvviso la ragostona blu. Morta? Ok, morta. Se avessi avuto l'invincibilità sarebbe stato meglio, però vabbè dai. Non abbiamo preso neanche danno. Siamo stati bravi. Eccolo di nuovo qua. Chissà cosa da dirci. Giumba. Morta? No, ancora uno. Presa. Salta in quel pozzo. Non preoccuparti, l'esperimento 626 non può farsi male con una piccola caduta. Una piccola caduta, sì. Però intanto sono stato elettrizzato all'inizio di questa cacchio di partita. Come faccio a salire qua sopra? Ah, vabbè, non sono sicuro che fosse questa la soluzione. Però vabbè. E intanto c'è sempre in prigione sti nanerottoli. Oh, io ti giuro, sono sicuro che non possono stare lì solamente a fare scena. Secondo me a qualcosa servivano, però boh. Come ci arrivo là sopra? Vabbè, entriamo nel pozzo come ci ha detto Giumba. Almeno fammi prendere l'energia, grazie. Eccoci qua, buongiorno. Allora, datemi un secondo. Ecco qua, belli tutti andati. Prossimo consiglio? Ricorda di rilasciare quando sei in fondo all'oscillazione. Giumba, ti sta bene che t'hanno arrestato, porca miseria. Ok, questi si spostano. Ciao. Quelli che sono messi là in alto, col culo che li prendo. Ok, meno male che hanno messo... Hanno fatto almeno la cosa saggia di mettere qualche checkpoint ogni tanto. Ehi, ehi! Tenente, risponda! Ok, va bene. Non importa, l'importante è aver portato a casa la missione, giusto? Ok, dov'è? Mi sembra che là sopra ci sia qualcosa o... No, ok, erano solamente i tubi, perfetto. Andiamo sopra o sotto? Mi sa che la missione è andare sopra, però... Sotto potrebbe esserci qualcosa, tipo qualche DNA. No? Sì, quello da 5, perfetto. Guarda, un po' me lo immaginavo. Anzi, sai cosa? Faccio prima a buttarmi di sotto. Un po' me lo immaginavo, però onestamente non ci speravo neanche troppo. Perfetto, dobbiamo beccare l'oscillazione giusta. Ok, perfetto, andata. Meno male, non mi andava a dire farmi di nuovo il percorso dal basso. C'è di nuovo le aragostine, ecco qua. Oh, che bello. No, ti ho istruito a rompere gli oggetti di altri. Noi miei. Quindi vuol dire che siamo quasi a fine livello, dai. Ancora uno? Ancora uno. Oh. Ecco qua, andato. Che è successo? Ah, è esploso tutto. Ok, vabbè, va bene così, guarda. Io intanto, Giumba, guarda, ti voglio bene. No, non è vero, in questo momento Stitch non vuole bene a niente, a nessuno. Non sa neanche cosa voglia dire voler bene a qualcosa, a qualcuno. Quindi io distruggo tutto. E mi sa che la mia opzione migliore è scendere. No? Ah, ok. Chiedo perdono. Pensavo che la missione fosse scendi di sotto. Eccoci qua, checkpoint. No, di nuovo i cosi elettrici, ma porca miseria. Vabbè, missione di fuga. Scappa prima che crolli tutto. Ma là sopra chi ci arriva? Ok, il magnetismo ci arriva. Cacchio, quello si è piegato.
Però posso ancora aggrapparmi, a meno che non cada. Perfetto. Ormai che ho imparato che posso rimanere attaccato anche se succede qualcosa. Quello è caduto, fantastico. Ormai questo livello è diventato molto più semplice. E meno male che abbiamo beccato il checkpoint. Allora, dove dobbiamo arrivare? Da quella parte. La vedo un po' lontana. La vedo un po' lontana. Vabbè, proviamoci. No, e infatti non ci arriviamo. No, il più è che è l'unica che vedo disponibile, quindi... Ah, ok, perfetto, allora avevo ragione. Allora, calmi un attimo. Arriviamo... Ci arrivo? Non ci arrivo, quindi... Perfetto, mi sono dovuto sacrificare per la causa. Sto salto, se non lo prendi nell'angolazione giusta, non ce la puoi fare. Niente, abbiamo avuto fortuna al primo giro, per forza, come al solito. Ok. Con calma. Ok, dai. Spero che siamo... Sì, sì, sì. Siamo alla fine. No. Siamo alla fine. Non ti azzardare mai più. Avevo capito che eravamo alla fine perché ho visto tot cosi di DNA tutti uno vicino all'altro. Tanto sono sicuro che ne ho mancati tantissimi. Però non mi sembra di vederne adesso, quindi... Ciaone. 35, pochissimi ne ho presi.